Silvia, le luci non si spengono mai, soprattutto in questo periodo che abbiamo bisogno di un po' di calore, anche umano. Le luci non servono solo a rallegrare il centro, a illuminare le vetrine, ma servono anche a scaldarci un po', a scaldarci i cuori, ad avere più solidarietà fra tutti noi. Ci manca in questo periodo la possibilità di passeggiare normalmente, di andare nei ristoranti, di trovarci nei bar. Speriamo presto di tornare a farlo in piena normalità. Però nel frattempo bisogna che rispettiamo le regole, noi faremo di tutto per essere vicini a coloro che in questo momento hanno delle difficoltà, che soffrono, che hanno avuto problemi e periodi difficili. Noi ci siamo, continuiamo ad esserci e faremo di tutto per alleviare questo periodo e per consentirci il prima possibile di avere una ripresa come solo noi riusciamo a fare qui in Romagna, quella di avere delle persone che non mollano, che resistono, tutti insieme, senza distinzioni di nessun tipo. Cervia e Milano Marittima si sono preparate al Natale, sono illuminate e sono bellissime. Ma a Cervia e Milano Marittima non ci sono solo le luminarie, ci sono anche tante piccole luci accese e sono quelle dei nostri negozi, delle nostre attività, degli esercizi commerciali. Loro ogni giorno ci aspettano, ovviamente con le dovute modalità. Ormai sappiamo tutti come comportarci, ma quest'anno è veramente importante che noi rimaniamo sul nostro territorio a Cervia quando pensiamo al Natale. Soprattutto quest'anno fare shopping nella nostra località, dalla costa al Forese, è davvero un atto d'amore nei confronti delle nostre attività e di tutte le persone del nostro territorio. Con le dovute precauzioni, ricordiamoci che le nostre attività ci aspettano, perché a Cervia fare shopping fa Natale.